Ciao a tutti amici di RuPePedia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi siamo su Battlefield 2042, è uscita la beta proprio, cioè per me è oggi. Magari questo video sono bravo e riesco a farlo uscire anche proprio il giorno stesso. Comunque, vi ricordo che in descrizione trovate il link per il codice sconto 5% di Gportal. Se non sapete cos'è Gportal, sostanzialmente è un server rent. Quindi voi andate lì, vi comprate il vostro serverino o un cloud server, e quindi voi il cloud sostanzialmente avete degli slot che poi scegliete voi come sfruttare, su quale gioco sfruttare, se no direttamente un server di gioco. E quindi 5% su qualsiasi cosa voi fate all'interno di Gportal. Poi vi ricordo che in descrizione trovate pure tutti i link, come il Discord della community di Insurgency, che lì c'è pure il server che gli ho dato io, che sono riuscito ad aumentarlo a 32 slot totali. Grazie sempre a Gportal, che sono stati molto gentili per aumentarmi sostanzialmente da 20 slot il mio cloud a 108. Anzi, adesso ce l'ho di 145. Poi vediamo un po' come sarà nei prossimi mesi. Comunque, in più, ho iniziato pure a fare stream perché mi è arrivata Starlink. Per chi ha visto nella community tab, Instagram, eccetera. Mi è arrivato Starlink, quindi finalmente riesco a fare le stream. Infatti, nei giorni scorsi ho fatto un pochettino di stream di New World, adesso sto facendo quelle di Battlefield e così via. Però si lascia sempre lo spaziettino per YouTube. Però finalmente posso tornare a casa e dedicarmi un po' anche a Twitch, che non l'ho mai fatto. Quindi, allora, iniziamo, che non l'ho fatto subito perché volevo farlo insieme a voi per farlo vedere. Io ovviamente ci ho già giocato. E allora, qua noi ci possiamo moddare l'arma a mo' di Crysis, che è una figata assurda. Da che parte andiamo? Di qua. Tra l'altro, mi sono clippato una roba che ho fatto mentre ero in live. Una roba figa, magari visto l'ho scaricata, ve la metto in sovrimpressione alla fine o adesso. Comunque potrei fare una gran cazzata. Vedrete, avrete già visto. Orco boia. Madonna, ti faccio esplodere se non mi fai esplodere prima te. Dai, un colpo. L'ultimo. È andato dietro quella roccia, ti ho visto. Poi la grafica, raga, è una bomba. Speravo un po' meglio nell'ottimizzazione, ad essere sincero. Perché comunque, vabbè, gli FPS li vedete voi in alto a destra. C'ho la 3080 Ti. Che vuoi fare? Ah, è buggato. E quindi speravo un po' meglio. Poi, porco boia, il ping con Starlink adesso ce l'ho a 45. Probabilmente sta alto quando streamo. Di solito sto sui 60. Era 60-70 mentre stavo streamando, ok, sta risalendo sui 60, però avete visto comunque stavo sui 45, che per questi tipi di giochi non è affatto male 45 di ping. Poi fuori adesso è un po' più bellino rispetto agli ultimi giorni, quindi ci sta che questo ping sia un po' meglio, un po' meglio. Poi avrei voluto provare a fare stream nel mentre registravo, ma probabilmente mi esplode casa se lo faccio. Ah, quella è un Nia. Dove sei? Anche questo è un Nia. Eh sì. Intanto sembra che vadino giù subito e invece no. No, ah, oh, sì, l'ho preso. Va bene, io non capisco. Uso mezzo tappetino e faccio quei movimenti bassi. Ah. Ho sempre sto problema. Ok,
Devo aggiustarmi ancora meglio le sensibilità, mi sa. E poi mi servirebbero delle munizioni. Non c'è nessuno che ha un po' di munizioni per il povero Cubero. Salve. Quello ha munizioni. Aia, Roma. Quella era un'IA. Quella non era un'IA, ma io non avevo più colpi. Libero barbaro. Poi c'è un compagno, vediamo se mi rianimo. No, no, quell'esploso non mi ha rianimato. Ah, questo! Grande! More sectors falling to the Russians. They're nearing complete control. Ok. Oh, inchia, erano in quattro lì dentro. Pog. F tantissimo. Tantissima F. Comunque, anche se c'è solo questa mappa e il gioco è bellissimo, ha una grafica della Madonna. Le armi sono soddisfacenti un sacco. Questa cosa del poterla moddare nel mentre giochi, cioè, ti rende veramente un sacco versatile. Stupendo. Sono veramente curioso di vedere le altre mappe. La speranza che magari da qui alla fine della beta aggiungano qualcosina man mano che avanzano i giorni, perché comunque la beta è dal 6 al 9 e open beta, quindi anche per quelli che non l'hanno preordinata, 8 e 9. Però se si va su Origin si legge che finisce il 10. Quindi, boh. Comunque sicuramente dall'8 ci sarà l'accesso per tutti quanti. E c'è veramente un sacco di cose belle, come, cioè, vabbè, ci sono gli specialisti, ma l'unica cosa che cambia è magari diciamo una skill passiva che hanno, e in più il gadget. Ad esempio questo mi pare sia bravo, sia molto più preciso con le SMG anche, non mi ricordo bene, dovrei rivedermi il video. Però c'è ad esempio quello vecchio, lui se c'ha la torretta vicino è molto più preciso nello sparare. O si va a schiantare. C'era quasi, mi sarei già bello schiantato. E quindi ci sono i gadget, ad esempio c'è il medico, c'ha la pistola che cura. Io ho questo, oh, ciao. Io ho il rampino. Che è bellissimo usare il rampino. No! Ti ho visto, sai, eh? Porca merda. Pathfinder intensifies. E addirittura in questa mappa, anche in questa mappa arriva il tornado. Infatti nella live o comunque nella clip quella lì dove faccio il salto della Madonna in testa alla gente, stava già piovendo. E poi dopo arriva il terremoto, l'immortacci sua. Sì, terremoto, il tornado, fighissimo. Purtroppo stava finendo la partita, quindi non so se siamo riusciti a vedere che cosa avrebbe fatto se fosse arrivato al centro. Stava partendo tutto da qua. Bello, 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 bello. Figata. Ora si sente anche il mio bau bau che fa bau. Dobbiamo difenderla, signori! Ma ci siamo visti entrambi?
Let's go. No! Da dove è sbucato lui? Anche lui ha usato il rampino, non l'ho sentito. Con il rumore della macchina sotto, dannazione. La stavo pulendo. Ora c'è questo, sta in lontananza per rompere il cazzo a quelli sopra, mi sembra anche giusto. Battlefield rimane sempre Battlefield. Gli stronzi che vanno solo ed esclusivamente sui veicoli. Io già tanto so guidare la macchina e nemmeno quella. Questo è morto. Sembra ancora vivo. Posso chiamarlo? Yes, affanculo, dai! Ah. Ci mancava proprio Ostrunz. Che rompipalle. Fossero a inseguimento sti razzi, diventa impossibile beccare sti qua con l'elicottero che fanno delle robe assurde. Guarda lì, io non ce la faccio, ma manco a volare. Oddio. Anche questa era proprio la Pathfinder. No, quello l'abbiamo ripreso. No, niente. Uno si è anche lanciato. Vediamo se ce la faccio. No. È da oggi che cerco di... Madonna. Da oggi che cerco di aggrapparmi un elicottero per provare a fare qualcosa di matto. E vabbè, io rimango tutti. Devo ritirarmi. Quello non si gira, oh. Arrivano i colpi da dietro. Vabbè. E manco sta a guardare quello lì. Ha tirato un pugno alla ringhiera e l'ha buttato giù. Che macello. Dei nostri. Tutti qua. Tutti qua che nemmeno stanno riuscendo a prenderla. Provo ad andarci anch'io. Cioè, lì basta qualche elicottero che rompesse il cazzo a quelli sopra, come hanno fatto quelli nell'altro punto prima a noi. Niente, ho preso la finestra sbagliata. Si vola. Vaffanculo. Allora, ho visto uno che c'è, che era là. Quella è Onia. Lia mi fa più paura perché si muove in maniera strana. Quanti?
No, ma che palle, pure il cecchino in testa, ti pare? Sti cecchini di battle tutti in testa sono bravi. Porca trota. No, è morto anche il compagno, mi devo rifare tutto a piedi. No. Devo rifare tutto a piedi. Devasto stavo andando a fa. Certo si spawna veramente con poche munizioni, porca troia. Ci ammazzo due o tre persone e l'ho già finita. Dalle sacchette manco mi ridanno quante ne ho bisogno. They have control of Sector Echo. Enemy forces control the majority of sectors. Ma come? Ma dai, ma li hanno. Vabbè, ora siamo 2-2 come settori. Stiamo prendendo. Yes, eccolo. Eccolo, livello 1, cosa fa? Subito su quello, perché lui ha 100.000 ore su Battlefield. Con l'elicottero. Mai avrò usato un'arma. Che bello. Sì. Questo è quello inseguimento. Fatto, usati flare. Sì, avevo dato. Non parla. No, non l'ho bloccato. Oh, esploso. E vaffanculo. Ok, esplosa anche quello. Aia! Vaffanculo, vaffanculo, me ne vado. Non ci sono io, non esisto. Yoink. Vabbè, invece c'è lo stronzo qua. Con il double cannon. Più, 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 più. Come siamo messi? Come siamo messi? Ok, abbiamo diverse zone. Non sarebbe male andare a sé a prendere... A difendere F1. Che non ci sta andando un cane di nessuno. Stronzo, l'ho visto lì. Ah? Ma lì è proprio rintronata. Quanti ce ne sono poi? Poi la gente che viene disconnesso o che si disconnettono perché rage quittano? Boh. Cioè, quanta scena è contro? Abbastanza, porca troia. Ok. Controllo ripreso e andiamo di là. Noi abbiamo molta meno IA di loro.
Sembra inutile qualsiasi tipo di razzo in questo momento. Morto. Dai, dai, sono 199 tick. E vabbè, devo smirare di più io. Tutta una tattica era. Quella mia. Io ho finito i colpi. Ah, eccolo, sta arrivando l'uragheino. Sono nemici qua sopra. Uno. E di qua sento passi giusti. Un compagno. Ecco qui. Let's go. Nient'altro. Quarantasei tick. Dai, dai. Come sta andando? Cosa ho fatto? 31-8? C'è stata la mia miglior partita di tutta la mattinata. Anche se c'era un po' di via. Dai. Dove vuoi andare? Bene. GG. Vicotori. Vicotori. Bene, signori. Siamo arrivati alla fine di questo video. Spero vi sia piaciuto. L'ho fatto senza tagli. E niente, signorini. Ci si vede al prossimo, che sarà in Sargent, se non di nuovo Battlefield, non lo so. E ricordatevi che ho iniziato Twitch, quindi andate nel link in descrizione. Vi ringrazio per la visione e alla prossima. Ciao, ciao.